Il camper dei vaccini è arrivato a scuola. Con il suono della prima campanella è infatti iniziato il tour del mezzo mobile negli istituti della provincia di Arezzo. Oggi, con la prima campanella, tappa nel capoluogo, esattamente nel parcheggio Rossellino, nei pressi di varie scuole della città. Importantissima per evitare anche forme di contagio in casa, soprattutto per chi ci sono persone anziane in casa e fragili e tutto il resto. L'ASL ha deciso di mettere il camper davanti alle scuole per cercare di sensibilizzare i ragazzi a farsi il vaccino. Dobbiamo far passare sempre questa idea. I ragazzi si devono vaccinare, tutti. Nei prossimi giorni il camper toccherà poi anche altre zone della provincia ed altrettanti istituti scolastici. Oggi abbiamo iniziato sui capoluoghi di provincia e quindi su Arezzo, Siena e Grosseto. Il camper raggiungerà gli istituti scolastici delle ex 13 zone distretto, per cui saremo presenti dappertutto. Per concludere poi con i luoghi di lavoro che cominceranno la prossima settimana e poi via via abbiamo un calendario abbastanza fitto per dare possibilità anche ai lavoratori nella loro sede di lavoro di potersi avvicinare alla vaccinazione. L'accesso ai camper vaccinali è senza prenotazione. I minori dovranno presentarsi con la tessera sanitaria, il modulo del consenso firmato ed accompagnati da entrambi i genitori oppure solamente da uno ma con apposita delega. Facciamo come al solito un colloquio medico per vedere l'anamnesi, se ci sono delle problematiche dietro, e poi li vacciniamo. Quale siero verrà somministrato? Oggi abbiamo Pfizer e probabilmente avremo Pfizer in tutti i camper vaccinali.